A filo diretto con gli ascoltatori è tornata la sindaca di Casalmoro, Maura Tomaselli. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al conduttore e alla regia. Io preciso a lei, declino il termine, visto che adesso si usa così, anche se c'è, se le va bene, eh? Va bene? Ok. Nessun problema. Perfetto. Non mi formalizzo. Noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms e i messaggi Telegram è il 348-3188-339. Per chiamarci 0376-631709. Poi ancora ricordiamo, siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, fondamentalmente in questo periodo c'è un qualche cosa per il tanto, mi piace perché dice da venerdì 8 domenica 24, poi dopo vedo anche sabato 30 novembre per esempio c'è un altro evento ancora, per cui c'è un qualche cosa che sta muovendo, sta facendo molto rumore a Casalmoro. A Casalmoro facciamo molto rumore, è una sagra rumorosa e poi insomma chi ci conosce sa perché dico questo. Allora, nell'appuntamento di oggi vorrei cercare di far rendere partecipi chi ci conosce, ma anche i radioascoltatori che magari con Casalmoro hanno poco a che vedere o che non ci frequentano. Ecco, vorrei rendervi un po' partecipi della nostra sagra, che è appunto la sagra della Madonna del Dosso. A Casalmoro c'è già un clima di fermento, un clima di festa, un clima di preparazione per questo grande giorno. Manca meno di una settimana al 21 novembre, che è il giorno della nostra festa. Ormai diciamo così che novembre è, come dicevo l'ultima volta che ci siamo visti, è di solito un mese un po' noioso, nebbia. Infatti dicevo, arrivo da Casalmoro con la nebbia, qui a Castiglione siete un po' più fortunati, c'è il sole. E quest'anno novembre è molto animato e in modo particolare più del solito. Siamo pronti, le giostre sono arrivate, le luminarie sono posate, pronte per essere accese. Io vedevo la mia mamma questa settimana che un po' giorno per giorno prepara gli agnoli per il giorno della festa. Abbiamo un calendario ricco di appuntamenti, e anche perché devo dire che sono stati quest'anno particolarmente numerosi i contributi che sono venuti dalle varie associazioni. Il 21 novembre a Casalmoro è festa e sul calendario, diciamo così, religioso, si celebra la presentazione di Maria al Tempio da parte del papà Gioacchino e della mamma Anna, un evento che non è raccontato effettivamente nei Vangeli, ma soltanto nel Vangelo apocrifo di San Giacomo. Da due secoli a Casalmoro si fa festa, ed è la festa più importante per un casalmorese. Qualche giorno fa un amico mi diceva: potrebbero anche togliermi il Natale, ma non dovranno mai togliermi la Madonna del Dosso. Ecco, questo dà un po' il senso e la pesatura dell'importanza che questo momento ha per noi. È una sagra molto particolare, non è una sagra commerciale. Quindi anche la fiera sì, c'è sempre stata, ma non è la presenza più importante. È una sagra di intimità che raccorda in qualche modo la devozione e la fede, e comunque ha un richiamo ovviamente, abbiamo detto, a questo momento del calendario. È una sagra di affetti che viene vissuta tra il santuario, viene vissuta a tavola, viene vissuta sostanzialmente in famiglia. L'origine di questa sagra è, come del resto molto spesso la nascita di questi luoghi di culto, i santuari, è legata ad un evento, diciamo, miracoloso. È la presenza di una... La presenza di un luogo dedicato alla Madonna è già censito intorno a un documento datato circa 1550. L'attuale santuario posa la prima pietra nel 1780 con questo suo stile barocco. Qual è il miracolo? Si racconta che ci fosse una fornace che ad un certo punto smette di cuocere bene i mattoni. Quindi i casalmoresi, diciamo, si affidano alla Madonna, che era custodita in quadro in una santella più o meno nei pressi dove ora si trova il santuario.
e chiedono aiuto alla Madonna, e di risposta questa fornace comincia a cuocere di nuovo i mattoni. Quindi in processione questo quadro viene portato per ben 3 volte nella parrocchiale di Santo Stefano, ma miracolosamente ritorna là. E quindi in questa zona, che è non distante dal fiume Chiese, viene radunato terreno, viene costruito questo monte artificiale, e lì appunto eretto il nuovo santuario. Diciamo che la formazione di questa collina artificiale era un po' legata al fatto che, come dicevo, essendo vicino al fiume Chiese, il Chiese esondava, era un modo per rendere comunque questo luogo di culto al sicuro rispetto agli eventi. Ecco, questa, la tradizione della Madonna del Dosso è sempre stata una tradizione prettamente orale, custodita dai racconti delle donne e enfatizzata dallo sparo appunto dei mortaretti, dalla preparazione di questo giorno, e che questo gruppo di mortaristi, che è attualmente ancora molto attivo, attraverso lo sparo di questi mortaretti va a rendere solenne il grande giorno. Abbiamo domenica scorsa presentato un libro, quindi la tradizione orale è diventato finalmente un racconto scritto, uno scrigno di fotografie, di aneddoti, di testimonianze che i casalmoresi hanno così messo nelle mani dei due autori, Marco Morelli e Stefano Bandera. Quindi è un libro, diciamo, a due mani, ma a tante voci, tanti, sì, punti di vista. È una raccolta. Ecco, devo dire che è anche un regalo fatto alla comunità, un regalo perché comunque è stato sponsorizzato e quindi arriva in tutte le case di Casalmoro gratuitamente. È un regalo che io ho definito anche un grande gesto generoso di restituzione di un patrimonio culturale, se vogliamo, che è la nostra storia. Devo dire che anch'io ho avuto l'onore di uno spazio in questo libro, dove vengono raccolti anche i famosi scutum, no? Quindi i nostri vecchi si richiamano come scutum. Quindi io sono figlia di Pierì e del maestro, sono figlia di mortarista, sono nipote di Ricca. Ricca è stata la storica custode del santuario. E sono anche la voce più giovane, ho guardato, insomma non sono giovanissima, ma sono comunque la voce più giovane in questa raccolta di testimonianze. Devo dire che è proprio un'essenza di comunità che viene declinata e nella quale decisamente mi ritrovo, quindi è tutto vero. Il libro arriverà ai casalmoresi gratuitamente, a chi fosse interessato è disponibile in vendita sullo shop online del checkpoint di Asola, oppure presso il loro negozio. Ecco, questo volevo un po' raccontarvi. Il clou della festa ovviamente del 21 novembre è la celebrazione della Santa Messa. La celebrazione del 21 sarà tra l'altro condotta dal nostro vescovo e quindi sarà resa particolarmente solenne. In quel giorno ci faremo sentire perché lo sapete, chi abita vicino a Casalmoro si sentono gli spari, saranno circa 500 gli spari che verranno appunto in quel giorno messi in atto. Però. Questo ovviamente nel corso della giornata e a scandire gli eventi delle varie celebrazioni. La tradizione orale che voi avete messo per iscritto, ed è una cosa sacrosanta, perché la tradizione orale col tempo divia, ognuno ci aggiunge del suo e toglie qualcos'altro, e quindi... Certo. Però per chi avesse letto, più che guardato il film, letto Radici, per esempio, c'è questo americano che riesce a risalire per tradizione orale familiare ai suoi antenati africani, per esempio. E non è così scontata, perché quali sono i nomi dei nonni, dei nostri trisnonni o dei nostri bisnonni? Io che lo sappiamo. Il fatto che invece rimangano queste tradizioni è qualcosa di eccezionale, obiettivamente, per varie generazioni. Infatti ho degli amici che non abitano più a Casalmoro, ma che hanno appunto vissuto questi momenti intensi, ho mandato la notizia. E un'amica stamattina mi scrive e mi dice: guarda,
procurerò il libro e lo voglio lasciare come regalo a mia figlia, no? Mm-hmm. Quindi l'invito è quello che i giovani possano raccogliere il testimone alla fine, esatto, di queste esatto, tradizioni. Esatto. Allora ci fermiamo un attimino con Maura Tomaselli, che è prima cittadina di Casalmoro. Ci troviamo tra un paio di minuti con la prima cittadina di Casalmoro, Claudia Tomaselli, seconda parte di Filo Diretto con gli Ascoltatori, Maura Tomaselli, ho sbagliato il nome, Maura Tomaselli, seconda parte di Filo Diretto con gli Ascoltatori. Stiamo parlando della Sagra della Madonna del Dosso 2024, che ufficialmente dal giovedì 21, la festa è proprio il 21. Il 21. Sempre solo il 21. Va avanti fino a domenica 24, poi dopo però, l'ho detto io prima, sabato 30 novembre, Narciso Sabbadini, Una vita per la musica, a cura del Conservatorio di Mantova, in Corte Castello 16:30, per esempio, per cui si prosegue a oltranza. Voglia di festeggiare, fondamentalmente. Voglia di festeggiare, sì. Allora, diciamo che il 21 ci sono comunque degli appuntamenti, c'è l'inaugurazione della mostra di pittura del Cenacolo dell'Arte, c'è lo spettacolo pirotecnico dopo la messa delle 17:30, già domenica, anzi venerdì stasera, la presentazione di un libro, che il bracciante che voleva la luna al centro sociale. Il titolo è bellissimo, che cos'è? È un figlio che racconta il padre, quindi un padre che è stato, diciamo, una persona semplice, diciamo così, con estrema coerenza di vita, estrema coerenza politica, di fortissimi valori, e quindi è un po' l'elogio, diciamo, che il figlio fa di suo papà. E sono libri che vanno letti, anche perché, mi corregga se sbaglio, io il libro non l'ho letto, ma presumo, siccome racconta la vita di un bracciante, anche ti insegno, come la neve nel bicchiere, quello per esempio, sì, l'ho letto, ti insegnano anche i sacrifici che i nostri bisnonni, esatto, nonni hanno fatto, cioè, esatto, noi oggi stiamo al caldo eccetera eccetera, grazie a loro che si sono rotti la schiena, no infatti secondo me è un e il gelato era la neve nel bicchiere, di riconoscenza incredibile, e sicuramente ne derivano valori che su cui dovremmo soffermarci, esatto, esatto. E poi ci sono anche due momenti legati al fiume, sono appunto questo non è in locandina perché è stata una new entry, sabato 23 al centro sociale, la scoperta dei volatili della pianura padana e del fiume Chiese, e poi la ormai tradizionale fiaccolata La Luna e il Falò, che come tutti gli anni parte da Casalmoro e arriva ad Asola, e in contemporanea da Acqua Negra ad Asola, in collaborazione con l'istituto comprensivo. Sì, è sempre un momento davvero molto molto intenso, anche questo. E noi la facciamo partire da Casalmoro, dove la fiaccola e le fiaccole proprio prendono luce dal braciere dei mortaristi, che hanno appena in questo caso celebrato abbiamo celebrato la nostra sagra. Mi piace poi come, sì, mi scusi se la interrompo, venerdì 22 novembre spari all'Ave Maria, cioè qua non so se ha contribuito, non so, Bob Robertson alias Sergio Leone il titolo. È il momento, c'è il suono delle campane, immagini, suonano l'Ave Maria, suonano l'Ave Maria. È proprio una simbiosi tra le campane, no? È un coordinamento di suono di campane e sparo di mortaretti. Bellissimo. Che è veramente da pelle d'oca. Sì. L'ultimo appuntamento, ecco, come dicevi prima, insomma, alla fine ci spingiamo fino verso decisamente a fine mese, 30 novembre. Ma perché la scelta di questa data? Perché Narciso Sabbadini era molto diciamo devoto al santuario, e quindi abbiamo nelle varie date che il conservatorio ci aveva proposto, abbiamo proprio scelto quella novembrina. Ma chi è Narciso Sabbadini? Narciso Sabbadini nasceva a Casalmoro il 30 dicembre 2012, ha vissuto e ha comunque mantenuto i suoi contatti con il contesto casalmorese fino agli anni 50, e a lui dobbiamo la diffusione di tutta quella che è stata la cultura musicale del nostro periodo. In quel periodo è a Casalmoro, fu addirittura direttore della banda cittadina e nei registri comunali viene indicato come stipendiato dal comune, e fu anche primo direttore del coro di quello che attualmente è ancora il coro della corale della Madonna del Dosso. Ma il suo talento ebbe un respiro assolutamente nazionale, fu maestro, fu compositore di musica d'orchestra, musica da camera, canto lirico piuttosto che canto corale. Guidò per 30 anni, a partire dal 1954, quello che era allora l'Istituto Musicale Lucio Campiani di Mantova, e fu colui che proprio traghettò
l'allora istituto musicale nell'attuale formula di conservatorio. Quindi diciamo che la mantovanità deve molto al maestro Narciso Sabbadini, appunto di Casalmoro. Nel 22 c'è stato, abbiamo festeggiato il suo 110° compleanno e il comune di Casalmoro istituì una borsa di studio in suo onore. Poi a maggio 2024 il conservatorio organizzò una conferenza concerto proprio presso il conservatorio stesso, e la parte musicale verrà riprodotta appunto nell'evento di Casalmoro dove lui è nato. Ecco, interessantissimo. Una vita simile a quella di Giuseppe Verdi, direttore di banda. Anche lui, appunto. Abbiamo delle bellissime fotografie e ci sono ancora persone di Casalmoro che lo ricordano. C'è chi lo ricorda per la sua simpatia, chi lo ricorda per la sua bellezza, perché qualche signora ultra ottantenne mi dice era proprio un gran bell'uomo quando muoveva quei capelli. Erano bambine allora, però avevano già questa. Quindi era il classico maestro. Lui evidentemente aveva questo portamento statuario. Qualcuno lo ricorda mettendo insieme la sua severità ma anche la sua grandissima umanità. Abbiamo un pronipote che ha raccontato degli aneddoti graziosissimi e questo signore anziano che dice: io mi ricordo i vespri della domenica, e quando arrivava lui e saliva sull'organo i vespri si trasformavano in un concerto. Ecco, quindi ricordi belli che sono stati raccolti appunto anche dagli esponenti del conservatorio, che restituiranno l'immagine del maestro, anche uomo. Allora, leggo i messaggi, non vedo l'ora che parta la sagra, perché per noi è bellissima e molto spirituale, quindi veramente mi fa venire in mente un po' da come l'ha descritta la festa di Sant'Agata a Catania. Impazzisce una città proprio di 300.000 abitanti. Sindaco, sono di Desenzano, sento parlare di scopi di mortaretti, ma sono fuochi artificiali? Sì, mortaretti. Sì. No, in realtà i mortaretti sono delle, come possiamo dire, petardi, dei coni, dei tronchi di cono che vengono riempiti con polvere da sparo battuta, cioè polvere da sparo, terra battuta, e poi c'è la miccia e scoppiano. Per cui sei. Allora, la sindaco, la nostra festa è solo per noi casalmoresi. Sì, è vero, li cacciate via a calci se arrivano da altri paesi. No, ovviamente no. Ovviamente no. Anche è aperta perché a tutti. Esatto. E tra l'altro il gesto di questo libro è stato pensato proprio dallo sponsor, nell'idea di Marco Piazza, nell'idea di regalarlo a tutte le famiglie di Casalmoro. È un gesto di grande inclusività. Adesso a Casalmoro non vivono più soltanto i casalmoresi storici. E quindi entrare con uno strumento di cultura e di conoscenza anche in quelle famiglie che sono arrivate a Casalmoro e non necessariamente sono dall'Italia ma anche da posti altri, è un grande gesto di comunità. Certo. Allora, mi ha incuriosito molto, vorrei sapere come si deve fare per avere il libro, ecco, quello che stava citando prima, appunto. Sì, allora, il libro, se siete della zona, lo potete trovare in vendita presso il negozio Checkpoint di Asola, oppure se siete distanti lo potete prenotare sul shop online e verrà spedito gratuitamente, nel senso senza costi delle spese. Il libro costa 20 euro. Poi con la sagra della Madonna del Dosso, noi di Casalmoro copriamo tutte le sagre dei paesi limitrofi, siamo troppo forti, dice. Beh, lo spirito è questo, insomma. Allora, scusi, nell'anno 2025 diminuite la tassa rifiuti perché è carissima. Vabbè, sono anche la tassa rifiuti non. Allora, no, possiamo dire le tariffe sono stabilite da ARERA, no? Per quanto riguarda, che è un ente statale, e i comuni non abbiamo spazio di manovra. È come muovere un piede dentro, quando è già dentro la scarpa, cioè è molto limitato, insomma, la possibilità, giusto? Quasi inesistente. Allora, sindaco, parliamo di strade ammalorate da sistemare, anche lì si può ancora o è troppo freddo adesso? Adesso assolutamente no. Se magari, non so, fa riferimento a qualcosa in particolare, Casalmoro non è messo male, abbiamo qualche tratto da sistemare sicuramente, questo non è. Bisogna vedere poi se sono comunali o provinciali anche, tante volte
magari uno no, ma ammetto che c'è qualche manto stradale da sistemare, poi i continui lavori di tagli che vengono fatti per i servizi ovviamente non contribuiscono al, come diciamo così, al buono stato. Ci certo. metteremo mano. Allora, siamo in addirittura d'arrivo, quindi cominciamo con ringraziare Maura Tomaselli, sindaca di Casalmoro. Come possiamo ricordare, allora andiamo tutti a Casalmoro, andiamo perché credo in realtà siamo benvenuti, no? Assolutamente. Giusto, in realtà siamo benvenuti, casalmoresi sono assolutamente ospitali, da giovedì 21 a domenica 24, il clou della festa, ma non si può dire perché avete tanti di quei... Allora, diciamo anche che fino al 24 c'è il Luna Park, anche mi sì, pare, sì? Sul sagrato della parrocchia. Con la pesca di beneficenza, anche perché anche. Il 21 novembre funziona così. Si va alla messa, si sceglie quale, perché le possibilità sono tante, la prima è quella delle 5.30 e devo dire che in genere è quella più gettonata, anche dai casalmoresi che vivono fuori paese, sì. arrivano veramente numerosi, sì. poi si va a pranzo, si fa il giretto sulle giostre, si va a pescare alla pesca di beneficenza, si fa un giro a Corte Castello dove c'è la mostra e poi si torna nel pomeriggio, tardo pomeriggio, al santuario dove c'è il vin brûlé dei mortaristi, si fa merenda e si aspetta lo spettacolo pirotecnico. Domanda molto complicata, avete un'idea di quanti casalmoresi siano fuori a Casalmoro? Lo spiego perché. Di italiani al di fuori dell'Italia si stima ce ne siano circa 60 milioni, noi italiani siamo 58 milioni, quindi addirittura ci sono più italiani fuori che dentro. Avete una qualche stima, mia di massima? Effettivamente no, ma farò una verifica e sicuramente non ne avremo il doppio fuori, ecco. Però tanti. Però sicuramente tanti. Tanti, sicuramente. Allora siamo. Poi bisogna vedere quelli che sono metà e metà, magari eccetera. Anche. Allora siamo in chiusura. Grazie a Maura Tomaselli. Grazie a voi. Sindaca. Grazie di Casalmoro, grazie.